Procediamo. Allora, vediamo un pochino chi è che mi scrive. Oh, mi scrive una collega che si chiama Laura. Dice: lavoro da tantissimi anni come educatrice a livello D1 in una cooperativa sociale. Nel 2021 mi sono iscritto agli elenchi speciali, non avendo conseguito il titolo nel frattempo. In contemporanea, in cooperativa hanno assunto due colleghi come educatori, che hanno la qualifica di educatori con il corso di riqualificazione, quello da 60-90 CFU. Al termine della qualifica, dice la collega, sono stati inquadrati come D2, mentre io sono rimasta al D1. Mi chiedo se, essendo io negli elenchi speciali, possa o meno avere diritto al D2, esattamente come i colleghi. Ora, Laura, un po' di casini rispetto alle norme transitorie. Dunque, questi elenchi speciali, che poi sono una porzione dell'albo TSRM, hanno fatto sì che molti colleghi che lavorano in area sanitaria, potessero mantenere il lavoro in quel periodo in cui c'è stata la grande purga, l'epurazione, a causa della 205 del 17 e dei suoi conflitti interni. Molti colleghi erano a rischio di perdere il posto di lavoro proprio perché di area sociale. Quindi, terroristicamente, molti sono stati spinti a iscriversi a questi elenchi speciali. Ora, però, al di là dell'iscrizione o meno agli elenchi speciali, che non cambia il profilo professionale, ma semplicemente ha introdotto degli obblighi in più, come l'obbligo di formazione continua in medicina, pur non essendo riconosciuti come figure sanitarie a tutti gli effetti, e quindi non avendo neanche diritto di voto all'interno dell'albo TSRM, una sorta di figli di un dio minore. Ecco, il profilo professionale non è cambiato e bisogna far comunque riferimento alla legge 205-17, articolo 1, commi 594 e seguenti, che esplicitamente dice che il personale assunto con un livello, quindi un D1 nel suo caso, non ha diritto a un aumento di livello legato al possesso del titolo. Quindi legalmente no, il suo contratto laurea è un contratto già in essere, quindi lei non si può appellare a nessuna legge, men che meno all'iscrizione agli elenchi speciali, che nel suo caso ha solo apportato dei danni, non benefici. La legge di riferimento dice chiaramente che non si può in ogni caso cambiare livello contrattuale. Le lascio poi nella descrizione la legge, così insomma può prendere direttamente lei visione della norma di legge. Mi spiace Laura, non so cosa succederà se ci sarà l'istituzione dell'ordine, spero che anche a questo venga sicuramente questo è uno degli argomenti a cui bisognerà porre soluzione e andrà affrontato in sede nazionale. E quindi a questo punto passiamo a un'altra email, sono veramente tante, penso proprio che questo video sarà diviso in due. Allora, l'email di Daniele me la lascio per ultima perché prende una, due, tre, quattro, cinque, sei schermate. Aiuto, è veramente lunghissima. Vediamo un pochino. Prova a rispondere prima a una collega che si chiama Eliana, che mi chiede, vorrei chiederle alcuni chiarimenti. Mi fa un sacco di complimenti prima. Che gentile, Eliana, grazie. Ho una laurea triennale in sociologia e una magistrale in scienze pedagogiche, la LM85. Quindi Eliana è sia una sociologa sia una pedagogista. Attualmente svolgo il lavoro di educatrice. Dopo una sentenza di rigetto della consulta mi è stato detto che probabilmente non potrò più svolgere questa mansione perché viene richiesta la laurea L19. Le chiedo conferma di ciò oppure smentita. Sì, Eliana, è proprio così. Allora, per essere un educatore professionale socio-pedagogico e quindi per svolgere la funzione di educatore professionale socio-pedagogico, la legge italiana richiede il possesso della laurea L19. Come sempre, anche in questo caso, siamo dentro quella bolla grigia dove la 205-17 non ha mai detto se chi proviene da un percorso ibrido e ha una laurea superiore, quindi una magistrale,
possa automaticamente assorbire anche la laurea inferiore. Allora, da un punto di vista prettamente giuridico, avere la laurea magistrale non ingloba il titolo della laurea inferiore, il titolo, mentre può inglobarne le funzioni, non ingloba il titolo. Poi, in altri termini, chi è un pedagogista automaticamente non è anche un educatore professionale sociopedagogico, e questo è proprio il suo caso. E quindi sì, glielo confermo, Eliana. Per fare l'educatore ci vuole la laurea L19. Lei dirà, ma io ho una laurea superiore. Sì, ma il vulnus è questo. Ad oggi nessun legislatore ha messo mano a questo, nessuno si è interessato di questo. È stato introdotto lo switching tra carriere, quindi la possibilità di venire da una formazione triennale altra e, compensando i crediti, accedere ad altre magistrali, come dire, non native per il percorso di laurea. Ma nessuno si è posto il problema della ricaduta a livello professionale di queste scelte. Quindi per ora questo è tutto quello che posso dirle, Eliana. Immagino che per una persona che ha una triennale in sociologia e una magistrale in pedagogia, prendere una triennale L19 sia pressoché un gioco. Le direi di attendere un attimo. Vediamo che cosa succede con questo benedetto ordine. Torniamo sempre lì. Ordine che non è solo un ente, ma è anche un sostantivo, ma anche un verbo. Io mi aspetto da un ordine che ordini. Speriamo che ordini anche questo. Procedo e vado alla email di Rachele. Oh, wow, ok, Rachele, che bello Rachele come nome. Fa molto ventennio in effetti, però è un bellissimo nome. Allora, Rachele mi dice, sono una studentessa al terzo anno di scienze filosofiche dell'educazione. Quindi un L19. Dice, vorrei proseguire poi il percorso di educatrice sociale. In che senso? Lei sarà un'educatrice professionale sociopedagogica, avrà una L19. Ok, però il nucleo della domanda è, l'ha contattato per avere delucidazioni sul percorso formativo per diventare CTU, consulente tecnico d'ufficio. Dopo la laurea è mia intenzione proseguire con un master, con l'obiettivo di poter lavorare all'interno di un tribunale, seguendo anche dinamiche familiari, incluse le ipotesi di violenza, abusi e maltrattamenti. Vorrei informarmi il più possibile così di evitare passi sbagliati una volta ottenuta la laurea triennale. Dunque, Rachele, prima cosa, per fare il CTU in ogni caso bisogna avere una laurea magistrale. I CTU hanno sempre una laurea magistrale. I CTP possono avere una triennale. Quindi la sua idea, triennale, master, no, no, no. Il percorso è laurea triennale, laurea magistrale e eventuali master di specializzazione. Ora, piccolo problema. Da qualche mese, con la nuova riforma penale, i pedagogisti, perché lei dovrà diventare un pedagogista per fare il CTU, per aspirare a fare il CTU, i pedagogisti, dicevo, sono stati tranciati fuori dall'ambito penale. Cioè non sono più inclusi nelle qualifiche utili per assolvere alla funzione di CTU. Ci sono diversi movimenti a supporto da parte di alcune associazioni di categoria che si stanno muovendo perché venga reintrodotto il pedagogista come CTU. Ad oggi però legalmente ancora si tratta di iniziative embrionali. Quindi prima cosa che le posso dire è mi segua o segua gli sviluppi da questo punto di vista, perché per ora il percorso per diventare CTU dal punto di vista pedagogico educativo è osteggiato ed è attualmente precluso. Ripeto, in ogni caso le servirebbe una laurea magistrale, quindi il mio consiglio spassionatissimo è comunque lei consegua la laurea magistrale. Master. I master servono, ma faccia attenzione, ne parlo in tanti video, l'ho detto tante volte, occhio perché spesso e volentieri vendono illusioni. Faccia attenzione a chi eroga il master e alla spendibilità del master.
tempo comunque, perché deve finire la triennale, deve farsi la magistrale. Dopodiché, se mi riscrive tra qualche tempo, spero di avere notizie più aggiornate e migliori per lei. Nel frattempo, buono studio. Vediamo un po' se mi rimane qualche altra email. Oh, sì, vabbè, certo, Daniele. Allora, di Daniele non posso dire tanto perché mi ha esplicitamente vietato di fare dei riferimenti diretti nel blog per far risalire la sua identità. Di Daniele in Italia ce ne sono tanti, quindi tenterò di rimanere più nel vago possibile. L'email è bellissima, è lunghissima, Daniele ha un sacco di domande. Adesso vedo un attimino di estrapolarle. Allora, prima di tutto, Daniele è un collega, educatore professionale sociopedagogico alla triennale L19, ma non solo, ha una formazione che deriva anche da un ambito limitrofo ma diverso, per non citare quale sia. Dunque, oh, l'email è veramente lunga. Voi quattro vorrete un taglio, nel frattempo io arrivo alle domande. Oh, l'ho beccata. Voi avete visto scorrere un secondo, io ci ho messo qualche minuto. Allora, il collega sostanzialmente mi dice: ho fatto un colloquio per una cooperativa, mi hanno preso al volo in virtù del fatto che sono un uomo. Gli educatori maschili sono sempre molto ricercati perché sono di meno, per una questione proprio di formazione numerica. Che succede? Succede che il collega giustamente chiede cos'è che devo fare con l'utenza. E gli viene risposto una roba del tipo: devi accompagnare a visite, oppure devi portarlo all'ufficio tal dei tali, oppure devi fare delle attività molto simili a quelle che svolgono gli OSS presenti in struttura, nell'ente. Quindi il collega mi chiede: ma fondamentalmente, ma al fine di svolgere in maniera consapevole e precisa la propria mansione e il proprio ruolo, quali sono le attività specifiche e peculiari di un educatore professionale socio-pedagogico che operi, ad esempio, con persone con disabilità in un centro residenziale o di altro tipo? Sostanzialmente Daniele mi sta chiedendo: ma esiste un mansionario? Cioè, esiste un qualcosa che dica: tu che hai questo profilo di laurea devi fare questo e puoi fare solo questo, non devi fare altro, e gli altri non possono fare quello che fai tu? Beh, Daniele, le rispondo un qualcosa che chiaramente lei ha percepito a livello epidermico. No, non esiste un mansionario. Non esiste un mansionario perché l'unica legge italiana, che non è una legge, ma è la legge di bilancio, che specifica la struttura professionale dell'educatore professionale socio-pedagogico è la famigerata 205 del 17, che dice tutto e non dice nulla. Non avere una legge significa non avere nessun tipo di definizione di un mansionario, e lei si sta scontrando proprio con questa problematica. Al di là, e questa è una parte molto interessante dell'email di Daniele, dice: al di là del caso specifico con cui mi sto confrontando, di volta in volta scopro aspetti e dimensioni della formazione universitaria che sono fondamentalmente lacunosi. Vedo che i contratti applicati sono a dir poco inguardabili, le paghe basse, la responsabilità alta. E ancora, dice, ho deciso di iscrivermi a un corso di laurea magistrale e con una certa sorpresa, molte delle persone con le quali ho parlato, quindi operanti all'interno degli enti evidentemente, mi hanno detto che di fatto una laurea magistrale è sostanzialmente irrilevante ai fini lavorativi e che la figura del pedagogista è praticamente non ricercata dai servizi. Ora, questo è vero parzialmente. Chiaramente, le funzioni che attualmente, chiaramente, questa è una distorsione,
Però le funzioni che attualmente vengono riconosciute a chi ha una laurea magistrale sono quelle di progettazione e coordinamento. Ora, per ogni decina di operatori con la laurea L19 vi possono essere strutturalmente pochi coordinatori e progettisti. Tuttavia ci sono. Quindi questa è una distorsione degli enti. L'ennesima distorsione all'interno degli enti, delle cooperative. Se lei lavorasse in libera professione sarebbe totalmente diverso il discorso. E ancora, qui troverete un altro taglio, io leggo con calma e vado avanti. Ripeto, l'email è veramente bella ma molto lunga e molto sofferta anche. Ah, ok. Arriviamo a domande veramente. Queste sono domande esistenziali più che lavorative. Perché è chiaro che il collega sa benissimo di cosa sta parlando. Mi dice, detto in altri termini, a suo giudizio, cosa fa davvero la differenza in un servizio, in una mansione educativa, in un lavoro che viene proposto a chi come me ha delle esperienze pregresse e non abbia precedentemente esperienza nel settore? La differenza, probabilmente lei la differenza già la fa chiedendosi, meta interrogandosi. Le posso dire qual è la differenza tra l'educazione e l'educazione professionale? A quanto pare tutti quanti si occupano di educazione, dal parroco all'allenatore di calcio, dallo scout agli psicologi, dai coach ai consulenti di area filosofica. Io sono iscritto in filosofia attualmente. Alla magistrale. Qual è la differenza tra l'educazione ingenua e anche la psicologia ingenua e la psicologia professionale e l'educazione professionale che ci interessa ben di più in quest'ambito? Il meta ragionamento su ciò che si fa e quindi non il perseguire l'obiettivo ma stare sul processo. Questo dipende in maniera massiva dal paradigma di riferimento. Ciò di cui io le sto parlando è il mio paradigma, un paradigma fenomenologico interrelazionale. A lei chiaramente a livello di lavoro basterebbe la mediocrità, perché giustamente come le fanno notare non le serve a niente una laurea magistrale, a meno che lei non riesca a entrare in quel ruolo di coordinamento, pochi, sporadici e pagati veramente molto poco rispetto alla formazione a monte. Lei mi chiede anche, mi pone anche un'altra domanda estremamente interessante per me. Lei mi dice, non è che magari è troppo tardi per intraprendere un percorso lavorativo diverso, a un'età che lei definisce forse fin troppo avanzata e con un'esperienza alle spalle abbastanza povera? No, no, assolutamente no, assolutamente no. Io le posso parlare di me, è la persona che conosco, che penso forse in alcune cose di conoscere meglio me stesso. Io ho conseguito la laurea in psicologia 10 anni dopo la mia prima laurea in scienze dell'educazione. Dopo una quindicina d'anni ho intrapreso il percorso di specializzazione in psicoterapia e attualmente faccio sia il pedagogista che lo psicologo che lo psicoterapeuta, trovando molte assonanze tra i tre ruoli, estremamente tante. Quest'anno mi sono iscritto alla magistrale in filosofia, filosofia e forma del sapere all'Università di Cagliari. Perché? Ci lavorerò mai con questa laurea? Probabilmente no. È utile per me come essere umano ed è utile per i miei clienti che io stia studiando, continuando a studiare, è nevralgico, è fondamentale, lo ritengo fondamentale per i tanti spunti e per costringermi a meta ragionare su di me, a uscire dalla mia zona di comfort, a sentirmi ignorante. Perché quando ti raffronti con un mondo nuovo, che non è il tuo mondo, la tua zona di comfort, sei acerbo, devi capirne le dinamiche, arrivi lì con tanta formazione teorica che io e lei condividiamo, un po' per età mi pare di capire, un po' per formazione anche, io ci sto arrivando dopo dove lei è arrivato prima e lei
sta arrivando adesso dove io sono arrivato un po' prima di lei. Questo non cambia la qualità del suo lavoro, anzi la incrementa. Un problema che noi abbiamo a livello educativo e anche pedagogico, io lo dico chiaramente questo, e mi ci metto in mezzo, perché non è che io sia su un predellino, su una cattedra. Il nostro problema come pedagogisti e come educatori è che siamo ignoranti. Molti tra noi, finita la triennale, non la fanno la magistrale perché studiare è una fatica. E siccome mi pagano poco, rimango mediocre. E mi lamento, mi frustro e dico, ma è possibile che mi paghino così poco con un lavoro così importante? Ma al contempo non studio. Studiare significa leggere un libro. È una bellissima citazione, non mi ricordo di chi questa. Chi vive la propria vita vive una vita. Chi legge dei libri vive tante vite perché vive le vite degli altri. Come si fa in un ambito educativo pedagogico a non continuare a formarsi, a interrogarsi? Noi stiamo perdendo il ritmo, il passo. Ecco perché ci pagano così poco e siamo così poco riconosciuti. Perché abbiamo poco da dire su un mondo che si evolve in maniera fluida, come direbbe Bauman. Noi non parliamo a livello pedagogico di intelligenza artificiale, noi non parliamo a livello pedagogico di morte, noi non parliamo a livello pedagogico della Francia che ha introdotto l'aborto nella Costituzione, noi non parliamo a livello pedagogico della giustizia riparativa e quindi della riforma Cantabria, noi non parliamo a livello pedagogico di politica, di corpi, noi non parliamo a livello pedagogico di raffronto a livello di conflitti, le guerre. Sembra che noi siamo avulsi da questo contesto, perché noi siamo ignoranti, noi non facciamo ricerca, noi non scriviamo, noi ci pieghiamo sui DSA, sul dopo scuola, sull'accompagnare l'utente a fare, che ne so, cosa che mi scriveva prima, dal dentista. Ben inteso, tutte funzioni che io ritengo utilissime. Ma queste le può fare benissimo un OS, veramente. Queste le può fare benissimo una persona che non abbia una formazione universitaria magistrale. Dirò un'altra cosa molto poco, come dire, spendibile. Ma io non faccio quasi mai delle scelte di marketing. Sono molto molto franco. Le lauree triennali sono lauree monche, la formazione è una laurea monca. Quei 2 anni in più, che magari a livello economico non servono, servono a livello mentale, servono a ripensare la formazione, a sedimentare, servono a rimanere innamorati di quello che si fa. Perché nessuno di noi andrebbe a fare il lavoro che fa per 9 euro lordi l'ora. Lo fai per altro, lo fai anche per quello, per carità, ma non per 9 euro l'ora. 9 euro l'ora io non li do neanche alla gentilissima signora che mi pulisce lo studio, gliene do 10 l'ora. Quindi spero di essere riuscito a rispondere alle sue domande. Spero di essere rimasto abbastanza sul vago da non farla identificare. Nel caso, spero che lei mi dia l'autorizzazione a pubblicare questo video perché lo ritengo molto interessante e la sua email è veramente bella. Ora, procediamo. Sono veramente tante le domande, ripeto, avevo veramente un arretrato non da poco. Sto rispondendo a domande che mi sono state poste a novembre. No, questo comunque a mia discolpa per farvi vedere che io le leggo tutte comunque. Ci metto una stellina di fianco e poi dico ok, appena c'è un attimo ci torno. Questo è l'attimo. Allora, Federica che mi scrive... mi sono laureato in sociologia, ma da anni lavoro come assistente all'infanzia in una cooperativa. Quindi assistenza scolastica, dopo scuola, sostituzione nei nidi. Sto attualmente studiando per conseguire la magistrale LM85 per provare a migliorare la condizione lavorativa. Arrivando da una triennale non afferente alla L19, vorrei capire come muovermi per lavorare in un asilo nido. Allora, tecnicamente con la LM85 potrei lavorare come coordinatrice, ma non come educatrice.
Esiste una possibilità simile per i laureati LM85, quindi poter lavorare come educatore nei nidi? No, Federica, è esattamente quello che rispondevo a una collega che, come lei, non mi ricordo più il nome, le ho risposto pochi minuti fa, deriva anche lei da sociologia. Per lavorare nei nidi è richiesta espressamente la L19 con l'indirizzo prima infanzia. Quindi, conseguendo la 85, lei potrà esclusivamente coordinare, ma non lavorare come operatrice. Quindi faccia molta attenzione, perché se lei punta a un miglioramento della condizione lavorativa, con una laurea magistrale punterà al coordinamento del nido, ma non al lavoro come educatrice di nido. E francamente, se lei punta veramente a un miglioramento, probabilmente, forse questa è proprio la direzione giusta. Email di Manuela. Ah, questo è molto interessante. Manuela mi diceva che vorrebbe uno spunto per la tesi di didattica e pedagogia speciale. E io ai tempi, mamma Manuela, aiuto, stiamo parlando di novembre, 16 novembre, le avevo proposto di trattare l'intelligenza artificiale. E quindi anche il rapporto tra educazione e robotica. Le avevo anche detto dove sarebbe potuta, che le avrei fornito qualche spunto. Allora, lo spunto che le fornisco subito, ad esempio, è un numero di Pedagogica, che è una rivista di pedagogia, dedicata proprio all'intelligenza artificiale. Faccio una cosa, Manuela, se ancora le può essere utile, faccio due cose. La prima è scusarmi per il ritardo veramente mostruoso. Il secondo è metterle il numero di Pedagogica in descrizione. Ci sono tanti articoli, troverà una nutrita bibliografia. Non so se ancora le possa essere utile a livello di tesi, ma magari sì, quindi mi scuso veramente per il ritardo mostruoso, non ce l'ho fatta a risponderle prima. Dunque, Alessia, che mi dice? Non so a chi chiedere dove trovare informazioni. Magari lei può aiutarmi, proviamoci. Il quesito è, nella scuola elementare per un dopo scuola c'è un rapporto numerico educatore-bambini? E se ci sono bambini di SA BES c'è un rapporto numerico da rispettare? Nel caso dove potrei documentarmi esiste una normativa di riferimento? La normativa in questo caso è regionale. Deve fare riferimento alle linee guida regionali. Lei non mi ha scritto di che regione è. E quindi io non ho potuto cercare la sua normativa di riferimento. Io sono sardo, ad esempio, in Sardegna c'è una normativa di rapporto, non tanto per quanto concerne il dopo scuola, ma quanto concerne assolutamente il personale impiegato in una cooperativa, perché lei non mi ha scritto se lavora come libero professionista o come subordinato in cooperativa. Io penso di sì, mi sono fatto questa idea. Ecco, ci sono i riferimenti per quanto riguarda i servizi erogati dalle cooperative. Quindi dovrebbe guardare la legislazione regionale, cooperative o servizi educativi della sua regione di residenza. Siamo alla prossima puntata, ho un sacco di cose in testa e ho pochissimo tempo. Vedrò di far collimare le due cose. Grazie e ciao.